Cristo. E con il tuo spirito. Per celebrare degnamente questa Santa Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati.
Dio, luce e pastore dei credenti, che hai chiamato il beato Giustino Maria Consolino a illuminare la comunità cristiana con la parola e a formarla con la testimonianza della vita. Fa che custodiamo la fede che ci ha insegnato e seguiamo la via che ha tracciato con esempio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vede regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal passo montano sorge l'aurora radiosa.
Il tasto è a forma di sella, per cui indica la lettera T, e i raggi solari sembrano proiettare in cielo la S e la T, per cui è chiaro il monogramma dei vocazionisti, Società Divine Vocazione. Congiungendo le tre lettere appare il triangolo, simbolo eloquente della Santissima Trinità. In questo quadro si possono riconoscere i tre campi di azione dei vocazionisti: scuola, che è la nostra scuola, la parrocchia, quindi la nostra chiesa, e le missioni, che è il globo. Anche in questo caso appare nuovamente il simbolo della Trinità. Al centro l'umile ma solenne figura del Beato di Giustino, uno sguardo profondo, ieratico, pieno di bontà, il quale invita con l'indice della mano destra la Chiesa a portarsi verso il mistero della Trinità, mentre con la mano sinistra porge il libro Fatti Santo, un'edizione speciale per Deposati, visto i simboli che vengono riportati in copertina. Il sigillo della parrocchia di San Marco del XVIII secolo, il leone di San Marco con l'Evangelario e la data 2013. Sul lembo della mantellina spicca il fiore del lino, all'epoca cultura fiorente sulle nostre montagne, che aveva dato vita ad un artigianato della tessitura del lino, oltre che della lana, considerata l'abbondante presenza di ovini e caprini. Tutto il paesaggio è caratterizzato dal verde argenteo degli uliveti, economia secolare per l'intera comunità. Tutta la simbologia è poi racchiusa nella catena del rosario, che rappresenta la sintesi orante di un eloquente spazio del creato, con la medaglia miracolosa che raffigura la Madonna Immacolata. Dal libro dei numeri. In quei giorni gli israeliti ripresero a lamentarsi e a dire: chi ci potrà dare carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cocoveri, dei meloni, dei porri, delle cipolle e dell'aglio. Ora la nostra vita inaridisce, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna. La manna era simile al seme del coriandolo e aveva l'aspetto della resina odorosa. Il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina con la macida o la pestava nel mortaio, la faceva cuocere nelle pentole o ne faceva focacce. Aveva il sapore di pasta all'olio. Quando di notte cadeva la rugiada sul campo, cadeva anche la manna. Mosè udì il popolo che si lamentava in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso della propria tenda. Lo sdegno del Signore divampò e la cosa dispiacque anche a Mosè. Mosè disse al Signore: perché hai trattato così male il tuo servo? Perché non ho trovato grazia ai tuoi occhi, tanto che tu mi hai gravato col peso di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io tutto questo popolo? O l'ho forse messo al mondo io perché tu mi dica: portalo in grembo, come la balia porta il bambino lattante, fino al paese che tu hai promesso con giuramento ai tuoi padri? Da dove prenderei la carne da dare a tutto questo popolo? Perché si lamenta dietro a me dicendo: dacci da mangiare carne? Io non posso da solo portare il peso di tutto questo popolo, è un peso troppo grave per me. Se mi devi trattare così, fammi morire piuttosto, fammi morire. Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, io non veda più la mia sventura. Parola di Dio. Vediamo, grazie a Dio.
abbandonata la durezza del suo cuore e seguisse il proprio consiglio.
Gesù Maria Giuseppe. Stavo per dire che Don Giustino è tornato agli Inclusati, ma sono sicuro che lui non ha mai lasciato gli Inclusati, perché chi vive nella memoria dei fedeli, della gente, non può separarsi. È presente nei vostri ricordi. Chi ha conosciuto Don Giustino? Chi ha conosciuto Don Giustino? I vostri antenati, i vostri nonni, i vostri genitori, ma credo che anche qualcuno di voi l'ha conosciuto. Visto? Che serio. Si vede la gioia, no? Di chi lo ha accolto, di chi l'ha visto, di chi ha sentito, di chi ha trasmesso i suoi sen. Un applauso. Sono noi. Ma certamente tutti voi avete già sentito parlare di Don Giustino, no? Perché chi fa il bene rimane per sempre. I santi sono gli interpreti più efficaci dello stesso Evangelo, della stessa parola di Dio. Allora è impossibile non ricordare chi ha passato fra voi facendo il bene, annunciando la parola di Dio, accogliendo le persone e avendo per ciascuno di loro una parola di speranza, di incentivo, di pace. Io certamente sono più emozionato di tutti voi sapere che celebro, presiedo questa Eucaristia della stessa Chiesa, che il Beato Don Giustino ha presieduto più di una volta l'Eucaristia. Si sente la sua presenza, si sente il suo amore per il popolo degli Inclusati. Don Mario di Rosa, scrittore fecondo su Don Giustino, direttore del nostro periodico, 2 anni dopo la sua morte, diceva così: accentuata pianura, credo che sia difficile trovare un altro paese dove Don Giustino vive nel ricordo, nell'affetto, nella venerazione dei buoni come agli Inclusati. Credo che possiamo continuare a dire ancora di più, oggi ancora di più. Possiamo ricordare Don Giustino per il seme che qui ha seminato, si è fruttificato in tante suore che sono state chiamate da Dio a fare parte della vostra famiglia religiosa, sacerdote, c'è Don Antonio che lo celebra con lui e altri. Ma quante famiglie sono costituite, famiglie proprio sulla parola di questo sacerdote, costituite famiglie nel senso bello, nel senso buono, seguendo la parola di Dio, gli insegnamenti di questo grande beato che oggi dopo tanti anni sentiamo viva la sua presenza in mezzo a noi. È stato qui Don Giustino più di una volta per predicare per la prima sesta, per il primo venerdì, si suppone, e una delle prime parole che ha pronunciato in questa chiesa è stato: c'è in mezzo a voi uno che non conoscete. Qualcuno pensava che parlava di lui, impossibile, non parlava mai di lui, parlava sempre di Dio. Stava ripetendo le parole di Giovanni Battista quando indicava la presenza di Gesù: in mezzo a voi e voi non conoscete. Quante volte è così? Noi pensiamo che conosciamo Gesù, ma forse abbiamo una menzione molto rara e distante del suo nome. Si conosce quando si ama, appunto come ha fatto Don Giustino. Si conosce quando si avvicina, si conosce quando si diventa amico.
Si conosce Gesù quando Gesù diventa uno della casa nostra. Si conosce Gesù quando apriamo il nostro cuore per accogliere quotidianamente la sua parola. Si conosce Gesù quando imitiamo la sua carità. Si conosce Gesù quando ci avviciniamo a Lui, sicuri che al di fuori di Lui non possiamo trovare la via giusta da seguire. Conosciamo Gesù quando lasciamo il cuore libero di ogni altra pretesa, perché sia Lui ad abitare nella nostra vita, ad occupare il centro della nostra vita, a darci il senso della nostra esistenza. Si conosce Gesù quando obbediamo la sua parola, la parola di santificazione. Siete perfetti come il Padre vostro celeste è perfetto. Le stesse chiamate che Don Giustino ha ribadito a tutti quanti, non per caso, quando trovava una persona chiamava a farsi santi, fate santo, fate santo, facciamoci santi davvero. Il resto non serve a niente, il resto è zero. E anche su questo paese certamente ha pronunciato il suo augurio di santità a tutti quanti. Chi è Gesù per noi? È colui che quotidianamente rivolge su di noi quel sguardo di compassione. Oggi il Vangelo parla di Gesù che guarda la folla con compassione. È lo sguardo di Dio. Lo stesso sguardo che dobbiamo imparare anche noi a rivolgere sugli altri. Molte volte le persone non sono educate alla vita perché non accorgono da noi, non ricevono da noi questa compassione. Noi siamo più tendenti a giudicare che ad avere compassione. Noi siamo più tendenti a lanciare uno sguardo di condanna che un sguardo di compassione. Gesù ha compassione per noi. Gesù ha un sguardo di compassione che si rivolge quotidianamente a noi e noi dobbiamo accogliere questo sguardo per imparare anche noi ad avere lo stesso sguardo di Dio, lo sguardo della compassione. È il sentimento più bello che Gesù prova per la folla e continua a nutrire per ciascuno di noi. Tanti dei vostri compaesani hanno cercato in Don Giustino lo sguardo compassionevole di Gesù e l'hanno trovato. Pur tenendo gli occhi rivolti alla terra, umile, riservato com'era, ma proprio per questo sapeva leggere nei cuori della persona i bisogni, proprio perché era tutto dentro della Trinità, proprio perché era tutto posseduto da Dio, proprio perché cercava soltanto in Dio il suo conforto, il segno della sua presenza, la ragione della sua stessa vita, proprio perché era totalmente, totalmente assorto in Dio, ha potuto assorbire anche i dolori dell'umanità, i bisogni dell'umanità. Perché la folla cercava Don Giustino? Che cosa c'era di speciale in questo sacerdote? Dicono che quando l'accusato si preparava per riceverlo, lui ha saputo che c'era tutta una città che voleva la sua presenza, sempre che c'era una Teresa, credo papà, che ha fatto di tutto per portare Don Giustino all'accusato. E lui, sentendosi ferito dalla sua umiltà, ha detto: povera gente, proverò un sacerdote uguale a tutti gli altri sacerdoti. Invece no, l'accusato ha visto qualcosa di più. L'accusato ha visto un sacerdote speciale. L'accusato ha visto un santo. L'accusato ha visto qualcuno che ha trovato tempo per tutti, per ascoltare, per la confessione, per consolare le mamme che chiedevano notizia dei figli andati in guerra, famiglie in disagio, persone lontane dalla Chiesa da tanti anni che non si confessava. Immaginiamo l'apostolato di quest'uomo in questo paese che è corso da lui per ascoltare la sua parola, ma anche per sentire la sua presenza, la presenza di Gesù, che continua in Giustino con suo libro a rivolgere su di noi lo sguardo di compassione. Non avete sbagliato, i vostri antenati non hanno sbagliato. Stiamo celebrando il Beato Don Giustino. Anche la Chiesa ha riconosciuto la santità che la sente sempre, che la gente sempre ha riconosciuto quando lo ha visto. Vogliamo continuare anche noi la presenza vocazionista qui e ringrazio Gerardo, ringrazio il vostro parco, Don Antonio, abbiamo appena inaugurato l'oratorio dedicato a Don Giustino. Ringrazio la presenza del suore, continuiamo la presenza di Don Giustino qui. È bello sentire che lui è vivo in mezzo a noi. Trasmettiamo
trasmettiamo. Forse oggi abbiamo più difficoltà di comunicarsi perché siamo così impegnati nelle altre cose, siamo così affannati. Non dimenticare di continuare a parlare di questo sacerdote, non dimenticare di continuare a parlare delle cose belle che fanno bella la nostra vita. La scelta è nostra, dipende dalla tua scelta, il tenore di vita che tu prepari per te e anche per i tuoi posti, per quelli che verranno dopo di te. Facciamo sì che Don Giustino possa continuare a dire a tutti noi: fatevi santi, fate santi, perché è la cosa più essenziale, è la cosa più bella. Gesù è il nostro compagno di viaggio che ci invita a non avere paura di mettere nella nostra vita ciò che abbiamo, ciò che siamo nelle mani di Dio. Come ha fatto il bambino, il teatro evangelista parla di un bambino che in questa folla, senza avere niente da mangiare, c'è questo bambino che presenta Gesù, questo 5 pani e 2 pesci. E sono stati sufficienti perché nelle mani di Dio, quando noi deponiamo la nostra vita con fiducia, Dio moltiplica il bene della nostra esistenza. Dio è abbondante, abbondantemente misericordioso e buono, e dà a noi la cosa essenziale. Tutto il contrario di quel Vangelo che abbiamo ascoltato ieri, di quell'uomo che ha passato tutta la vita pensando in avere tutto e in avere sempre di più. Nella stessa notte Dio ha chiesto conto della sua vita. Invece c'è questo bambino che mette a disposizione il poco che ha. Don Giustino, dispensatore della parola e dell'Eucaristia, ha colto tanti per dare consiglio per seguire la buona vita del Vangelo. Ha aiutato tanti giovani a discernere il dono bello della vocazione. Ha riscattato tanti sacerdoti che avevano perso l'entusiasmo iniziale, avevano tradito la propria vocazione. È andato incontro ai bisogni del suo tempo. E nonostante la casa piena, il vocazionale pieno, c'era sempre qualcosa da offrire ai poveri, a chi aveva più bisogno. Ecco Don Giustino che continua a interpellarci. Abbiamo tempo per gli altri, abbiamo tempo per le persone. Credo che quell'uomo della parola di ieri è stato l'uomo più infelice del mondo, perché ha amato le cose e non ha amato le persone. Don Giustino ha amato le persone con tutto il cuore e voleva che tutti potessero raggiungere la divina unione, e si diventa predicatore instancabile della santità, quasi a dire: non possiamo perdere tempo con altre cose, perché l'unica cosa necessaria è la santità e dobbiamo acquistare subito. Oggi voglio farmi santo, diceva lui, e dobbiamo dire anche noi, se vogliamo veramente vivere la vita come deve essere vissuta. Ecco, chi è Gesù per me? Chi è Don Giustino per me? È la rappresentante di Gesù, non soltanto perché è sacerdote, ma perché ha voluto che fosse Gesù il centro della sua esistenza. Non ha voluto più niente se non questo amore immenso del cuore di Gesù che ha invaso totalmente il suo cuore. Ci ha invitato alla santità perché ha creduto nella santità e ha cercato di vivere in prima persona la santità. Don Giustino, rimanga con noi, rimanga in questa parrocchia, rimanga con la buona gente dei Ricusati, rimanga nel mondo perché possiamo sentire questa chiamata a raggiungere la via della santità. Aiutaci a praticare, aiutaci a credere. Se noi crediamo che è possibile, noi possiamo raggiungere. È necessario credere. La tua vita, Don Giustino, si dice che è possibile. È possibile. Perché la grazia di Dio è per tutti. Accogliamo la grazia di Dio questo pomeriggio. Accogliamo la lezione di Don Giustino. Accogliamo il suo quadro in questa chiesa. Ogni volta che guardiamo a lui possiamo sentire la stessa chiamata alla santità. Fatti santo. Don Giustino ripeterà a me, a te, alla tua famiglia, a tutti a Ricusata, a tutta la città di Ricusata, a tutto il mondo. Fatti santo davvero, perché il resto è santo. Gesù Maria Giuseppe.
perché testimoniando la fedeltà al Vangelo non esitiamo a dare la vita per Cristo. Preghiamo. Donaci, o Padre, lo Spirito di santità. O Signore, tocca il cuore di chi sciupa i tuoi beni in un'esistenza opaca, senza ideali e senza amore, perché richiamato a sincera penitenza si converta e viva. Preghiamo. Donaci, o Padre, lo Spirito di santità. Per tutti i defunti di questa comunità parrocchiale che hanno conosciuto il Beato Giustino, perché dal cielo possano continuare a benedire insieme al Beato Giustino questo popolo. Preghiamo. Donaci, o Padre, lo Spirito Santo. O Signore, che delle acque del battesimo purifichi e rinnovi la tua Chiesa, per vederla santa e immacolata. Donaci la grazia del tuo Spirito, perché sulle orme di Cristo possiamo annunziare la tua immensa misericordia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Amen.
veramente cosa buona e giusta, renderti grazie e alzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente d'Eterno. Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, poiché tu rivolti l'uomo alla santità della sua prima origine e li fai precursare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Nostro vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricordati dei nostri fratelli defunti, Domenico, Maria Cristina, Nunzio, Giuseppe e Mariano, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver tanta la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli, il Beato Giustino della Trinità e tutti i Santi, che in ogni tempo sono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Preghiamo. O Dio, nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita, fa che seguendo l'esempio del beato Giustino Maria della Trinità, ti onoriamo con fedele servizio e ci prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Siamo tutti un po' emozionati questa sera, ma non possiamo che non ringraziare Padre Antonio Raffaele per le sue parole, Padre Ludovico, Don Antonio Saturno, ringraziamo anche le autorità civili, il nostro sindaco, sempre così attento e presente, i nostri militari, lasciando qualunque Mastro Leonardo, anche Raffaele, di Peso. Ringraziamo tutte le suore che sono intervenute, io penso che già la loro presenza ci ha fatto rivivere la presenza di Don Giustino. Quindi ringraziamo il Signore per questo grande dono e ringraziamo anche tutti voi. Io porto i saluti e i ringraziamenti affettuosi della Madre Generale, perché presente con la preghiera e con l'affetto, ma soprattutto anche da parte da tutta la congregazione femminile diamo il nostro grazie alle usate, sia per le vocazioni che sono sorte, ma soprattutto veramente per il bene che si è voluto e si vuole a Don Giustino, perché io ne sono testimone quando ho conosciuto molte persone che non ci sono più nella mia giovane età quando ero qui alle usate, come quando Padre Generale ha parlato di Teresa Abate, la cosiddetta Teresina Santa. E quella, io ero giovanissima suora e quando nominavi Don Giustino, quando vedeva passarci davanti a casa sua, apriva subito la porta ed era ricca ed emozionata di gioia solo a pensare a Don Giustino, perché è stato ospite in casa sua. Quindi ho sentito l'aria di Don Giustino in questo paese. E quindi di cuore vi ringraziamo e ci raccomandiamo alle vostre preghiere, pregate la bella annunziata che avete sulla collina, perché insieme a Don Giustino prega la Vergine Annunziata che manda alla sua Chiesa sante e nuove vocazioni. Andate in pace.
quando venne la prima volta. La prima volta nel 38. Nel 38, sì. Sì, quando fece nostra madre. Se la vedeva con tutti, aveva un'intelligenza alta di fronte a noi, però riuscì al suo interno. Lo dico io, l'agostino mio, suffragalo un altro mondo.